Bentornati ragazzi in un nuovo video. Never surrender a ranked. Mai surrendere una ranked. Spero che tutti voi abbiate già sentito questa frase che, udite udite, ha un immenso fondo di verità. Oggi voglio quindi farvi vedere come rovesciare una partita persa, aumentando probabilmente anche il vostro win rate. Una delle prime cose da fare per ribaltare un game è non arrendersi, appunto. Tantissimi giocatori perdono o vincono il game nei primi 5 minuti. Se muoiono, si arrendono e giocano male, flammano o addirittura intano. Se invece fanno una kill, giocano volentieri e magari vincono anche. Questo atteggiamento è estremamente errato. Non dovete assolutamente pensare che i primi 5 minuti valgano come tutto il game. Certamente avere un vantaggio all'inizio o uno svantaggio influisce sulle sorti del game e sul suo andamento, ma ogni cosa può essere messa a posto e, se non vi arrendete, avete tutte le possibilità di recuperare uno svantaggio o comunque di non farlo aumentare. Le partite in bronzo e in silver sono partite molto casuali. Un game può essere facilmente ribaltato, anche da una sola persona, a patto che questa sappia cosa fare. Nonostante questo, la maggior parte dei game in queste due divisioni si concludono con una squadra in estremo vantaggio rispetto all'altra, un vantaggio acquisito fin dall'inizio del game e perpetrato proprio a causa della facile arrendevolezza dei giocatori. Dopo aver capito il concetto di non arrendersi mai, passiamo ai veri e propri consigli. Il primo di questi è analizzare i campioni nemici. Ogni giocatore di LoL con un minimo di basi sa che ci sono campioni più forti in late, così come in early. Questa forza poi si applica in genere ai fight e quindi è facilmente sorpassabile. Per farvi capire meglio farò due esempi. In entrambi i casi il vostro team è in svantaggio, ma nel primo voi avrete un team con campioni più forti in late, nel secondo avrete un team più debole in late. Primo esempio. Il vostro team è in svantaggio, ma è composto da campioni fortissimi in late come Vayne, Gangplank e qualche altro stronzo super forte, mentre il team nemico è composto da Lee Sin, Mundo e qualche altro merdone a caso. In questo caso, anche se i nemici sono in vantaggio, perderanno pian piano la loro forza. La tattica consiste sostanzialmente nel mantenere il game fino a quando non raggiungete il team nemico, grazie al vostro migliore scaling. Per fare una cosa del genere aiuta molto non fightare, cercare di fare obiettivi senza scontrarsi con nemici e continuare a farmare e proteggere le torri. In questo modo resisterete quei 10 minuti in più che vi permetteranno di outscalarli e di vincere. Secondo esempio, ora Mundo e Lee Sin siete voi, ma in svantaggio, e il team nemico con Vayne GP e altri è in vantaggio. In questo caso mantenere semplicemente in vita il game sarebbe inutile, perché non ci sono momenti dove sarete più forti dei nemici. In questi casi, infatti, dovete puntare più sul prendere nemici fuori posizione e in superiorità numerica, ad esempio 3v1 o 4v2. In questi casi concentratevi soprattutto sugli elementi più pericolosi e con più danni, come gli AD carry, cercando appunto di prenderli fuori posizione, o concentrando i vostri danni e CC su di loro. Evitate fight 5 contro 5 perché perderete molto facilmente, così come Baron e Draghi mentre ci sono nemici nelle vicinanze. Il primo dei due casi è ovviamente il più semplice da attuare, ed è per questo che in bronzo si consigliano sempre campioni forti in late. Il secondo consiglio è puntare sulla psicologia avversaria. Sembra stronzo da dire, ma uno dei metodi più facili per vincere un game ribaltandolo è far tiltare i nemici. Scommetto che almeno una volta nella vostra carriera da pro player di LoL bloccati in bronzo perché il team fa schifo, avete visto almeno una persona che, una volta fiddata, si butta in mezzo ai nemici a caso. Bene, quella è la persona su cui puntare. La maggior parte delle volte, queste persone abusano male del proprio vantaggio e scatenano fight persi o engage pessimi. Se questi poi falliscono, se la prendono col proprio team e quasi sempre finiscono per rovinare il game, se non addirittura andare AFK. Quello che dovete fare è molto semplice e per nulla infame. Dovete semplicemente concentrarvi su questi giocatori per spingerli a tiltare. Potete farlo cercando sempre di combatterlo 3v1 o addirittura baitandolo in assalti 5v1. Se ci riuscite avete il successo garantito. Il terzo invece è ancora diretto alla team comp. Analizzate e comprendete lo stile per vincere. Se avete tanti CC ad area, tanti danni ad area, tanti peni ad area, detto peni! Puntate molto sui fight 5v5. Se invece non avete particolari potenzialità di fight rispetto ai nemici, cercate di pushare lane diverse e prendere torri senza fightare.
e di fare soltanto dei mini fight, specialmente se in superiorità numerica, dove i vostri nemici non possono usare le proprie combo. L'ultimo consiglio è non stare separati, a meno che non si abbia una strategia. Girare a caso per la mappa non aiuta a farvi recuperare, anzi, vi nega la possibilità di farlo. Cercate un miglior lavoro di squadra, usate la chat e i ping per comunicare invece che flammare, e sicuramente avete fatto un passo avanti verso la vittoria. La morale, ragazzi, è una: never surrender, mai arrendersi. Quando siete in ranked, giocate per imparare e puntate a vincere sempre, anche i game peggiori. Anzi, soprattutto i game peggiori. Il video finisce qui, ragazzi. Se vi è piaciuto, iscrivetevi, condividete il video e mettete mi piace. Da Okami Alpha è tutto, e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao belli!